Hai presente quando ti capita di uscire da un parcheggio e trovi tutte le macchine ricoperte da volantini? Questa si chiama pratica conosciutissima del volantinaggio e mi è venuto in mente oggi perché sono uscita per l'appunto da un supermercato e mi sono ritrovata la macchina con addosso un prezioso volantino, volantino che naturalmente ho gettato via dopo aver dato neanche un velocissimo sguardo, proprio a malapena mi ricordo i colori, so che era un centro estetico e poi l'ho buttato. Secondo te, quante altre persone mediamente fanno questa azione di prendere il volantino che trovano sulla macchina e buttarlo via? Esatto, la stragrandissima maggioranza delle persone. E perché questo ti dovrebbe interessare? La risposta è presto detta, perché è esattamente lo stesso tipo di comportamento che hanno, per forza di cose, i selezionatori quando ricevono centinaia e centinaia di curriculum in risposta a un loro annuncio. Sarà capitato di sentir dire in giro: ah, se vuoi trovare lavoro devi rispondere agli annunci online. In realtà ci sono due motivi per cui rispondere agli annunci online è una pratica non inutile completamente. Ci sarà stato qualcuno in tutto questo immenso parcheggio di supermercato che avrà preso il volantino e detto: ah, mi interessa farmi la fotoepilazione, ammesso che ci fosse la fotoepilazione, ed è diventato un cliente di questa azienda, di questo centro estetico. Ma nella massa è un quantitativo veramente trascurabile. La maggior parte ha fatto quello che ho fatto io, ha buttato via. Quindi, se anche tu non vuoi fare la fine di volantini, perché di fatto questo è quello che succede al tuo curriculum quando lo invii ripetutamente per gli annunci online, assolutamente dimentica di utilizzare questa pratica. Ripeto, se non hai meglio da fare, se non hai ascoltato uno dei miei corsi, se non sei venuto a una di queste ultime presentazioni in cui ti ho spiegato i due motivi per cui questa è una pessima azione, e allora ok, fai ancora gli annunci, però sappi che è uno strumento non esattamente efficace. Come non sono strumenti efficaci tantissimi, la quasi maggioranza degli strumenti che ci vengono neanche insegnato, comunque che la maggior parte di noi per forza di cose utilizza come strumenti per la ricerca di lavoro. Non sono efficaci, a volte non sono efficaci gli strumenti, a volte non sono efficaci gli strumenti nel modo in cui vengono usati. Possono essere strumenti, ad esempio LinkedIn. È uno strumento che può essere potentissimo se usato nel modo giusto, che non è quasi mai quello che vedi utilizzare in giro. Se ti rendi conto da quello che ti ho detto di annaspare completamente nel buio, ecco, sappi che con ogni probabilità ti manca avere un sistema giusto, chiaro, che dalla A alla Z ti dica esattamente che cosa serve davvero fare per riuscire a trovare lavoro oggi, per non fare la fine del volantino che viene buttato. Parte un unico esclusivo corso via mail, è pure gratis finché lo tengo, è un regalo, un regalo lancio. Iscriviti, cerca di seguire esattamente le istruzioni, approfondisci, fai gli esercizi perché è uno strumento incredibilmente potente e unico per mettere a punto la tua capacità da affilare la tua lama per cercare lavoro.